Bentrovati a una pagina sportiva in primo piano. La morte di Gianluca Vialli che ha toccato il cuore di tutti. Troppo forte è stata la personalità di questo giocatore, poi allenatore, l'ex giocatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea e Watford, punto cardine dell'Italia anni 90, targata Zelio Vicini, terzo al mondiale, ad Arezzo con la maglia della nazionale militare. Ottenne il titolo iridato delle stellette grazie ad una grande prestazione. In finale venne battuta la Germania di Toni Hasler. Eccolo nella foto scattata appunto allo stadio comunale il 22 giugno del 1987. Vialli al comunale poi ha giocato sia con la maglia della Cremonese sia contro gli Amaranto che con la Fiorentina in campo neutro e lo abbiamo visto anche con l'Italia di Sacchi in una partita amichevole contro il Cannes dell'allora giovanissimo Zinedine Zidane. Paolo Indiani, parliamo adesso dell'Arezzo che è alla vigilia della partita dell'anticipo con l'Orvietana. Dal suo personale saluto a Pezzichini e oggi lo ha dato anche al neo arrivato Arduini e a poche ore dalla partita con l'Orvietana vediamo cosa ne pensa. L'unica nota stonata è che si è bloccato ancora Gaddini. Partirei dalla novità di giornata che riguarda il calciomercato con l'arrivo di Pierzichini. Ci eravamo lasciati con la sua richiesta di un attaccante da 15 gol. Non so se c'era già Gucci o se Pierzichini può darle una mano in questo. Era una battuta quella, una battuta. Io spero che gli faccia Gucci 15 gol e quest'altro li fa anche lui 3-15. No, l'attaccante speriamo ci dia una grossa mano. È arrivato anche Pretato ieri, insomma, mancano un paio di innesti ancora, no? Per completare anche questa sessione di calciomercato. Soddisfatto per ora, mister, del lavoro che ha fatto il direttore, la società? Certo, era andato via Bruni, avevamo bisogno di un difensore, chiaro, abbiamo preso Giovane invece che Over e davanti è chiaro c'era bisogno di un altro attaccante, è arrivato, certo sono soddisfatto. Ragguagli su Gaddini, che oggi non c'era l'allenamento, visto che la partita con l'Orvietana manca poco, come sta il ragazzo? E visto che poi sabato non potrà utilizzare né Damiani né Settembrini, che è squalificato. Ieri avevo un piccolo problema, non sappiamo, non sembrerebbe niente di grave, però. Che Orvietana si aspetta una partita e un avversario diversi, no? E presumibilmente rispetto a quelli dell'andata, perché non perde da 4 partite. Con Fiorucci ha trovato una quadratura diversa. E che partita verrà fuori, mister? Sì, sono totalmente diversi rispetto all'andata, addirittura sono di quelli che hanno giocato un turno d'andata, c'è 3 giocatori soli, rispetto anche a quelli dell'Opitalia, 5 soli. È chiaro, ha detto bene, hanno trovato una quadratura, 4 partite che non perdano, hanno vinto un caso di Livorno, hanno vinto un caso di Ponzano che è pareggiato a Castello e a Montespacano. È chiaro, ora è una squadra in fiducia, non è certamente quella del girone d'andata. Che partita mi aspetto? Mi aspetto più o meno tutte le partite qui a Arezzo. Sicuramente non saranno loro a cercare di venire a fare la partita. E dovremmo essere noi, dovremmo essere bravi, con pazienza e difendere bene quelle volte che dovremo difendere bene. E a proposito di mercato, si è chiusa nel pomeriggio la querela legata all'arrivo di Ettore Arduini, centrocampista che da oggi è un nuovo giocatore dell'Arezzo. La Fornata Bianca è arrivata intorno alle 16. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dal Firenzuola, cresciuto nel Chievo Verona. Nella passata stagione era con il Follonica Gavorrano, dove in 36 presenze ha segnato 7 gol, di cui uno anche all'Arezzo. Un bottino niente male per un centrocampista. Da lunedì potrà svolgere il suo primo allenamento e potrà rispondere anche alla convocazione per la partita di Coppa Italia con il Pineto. E a proposito di Orvietana, l'avversario di domani, in panchina ci sarà Silvano Fiorucci. Sentiamo cosa ha dichiarato alla vigilia del match. La preparazione è bene, i ragazzi sono carichi, sono motivati, ma speriamo di fare una bella gara e soprattutto di fare risultato. Senti, per te è una partita particolare, insomma, al di là dei 3 punti, oppure no? Io sono un ex dell'Arezzo dal 2002, quindi sono passati solo 20 anni. È particolare perché sono nella zona alta della classifica, perché è una bellissima piazza, perché è anche una piazza di intenditori di calcio, quindi vogliono che la squadra giochi bene, hanno un passato, insomma,
E poi sì, in effetti sono allenato, quindi sono allenato e obiettivamente mi sono trovato anche bene, diciamo, con la proprietà. Ci fu il piccolo problema alla fine con Mancini, che prese una decisione diversa, due giornate alla fine, però nel calcio ci sta, con Mancini ho tuttora un ottimo rapporto, e con la Piazza altrettanto, però adesso no, dell'Orvietana, la squadra penso che, non penso, la squadra con cui ho fatto, diciamo, la mia carriera più in assoluto, perché 5 campionati nella stessa società sono difficili, poi alternati da 4 chiamate, diciamo, quindi non consecutivi, ancora bello, ancora più bello, perché probabilmente, insomma, qualcosa ho lasciato, mi ha lasciato l'Orvietana, ha dato tanto, la città ha dato tanto, sinceramente, dal lontano 2009 che sono venuto qua, quindi a distanza di anni essere apprezzati ancora così fa non piacere di più. Parliamo adesso del Montevarchi, torna a disposizione il capitano Francesco Amatucci, che è pronto a rientro in vista della trasferta di Olbia. Allora, capitano, tanto questa pausa ha portato un successo importante per la tua squadra. Sì, sono contento per la squadra, perché è una vittoria che ci serviva proprio come l'aria. E serve per ridare morale, per ridare fiducia a tutto l'ambiente, allo staff e alla società. E io ero in tribuna, ma comunque ero un po' sofferente, diciamo, per i primi minuti. Poi appena l'abbiamo sbloccata ero convinto che avremmo raddoppiato, quindi sono felice per tutti. Tanto il trend positivo si è rivisto anche dalla sconfitta della settimana prima con il Rimini. Sì, sconfitta è meritata, perché abbiamo avuto tante occasioni per fargli male, però bisogna migliorare secondo me negli episodi, perché non sempre ci può andare bene, e quindi bisogna essere, anche se siamo una squadra giovane, sempre attenti in ogni singola azione. Questo ritorno come si prospetta, perché si è alzato il livello di difficoltà considerando che tutte le squadre sono rafforzate? Certo, il girone di ritorno secondo me è un campionato a parte, perché tutti puntano a fare punti e ovviamente tutti si rinforzano, e bisogna stare attenti, perché comunque siamo tutti lì, come abbiamo visto, basta fare 2 vittorie usciamo, basta perdere altre 2 o 3 siamo di sotto, quindi siamo sempre nella zona playout, quindi serve un trend positivo per levarci dal pantano, insomma. E la prossima partita ha una posta in palio doppia? Certo, la prossima partita è importantissima con l'ultima, però non da sottovalutare, sono le partite più difficili, quelle dove anche le altre squadre hanno bisogno di punti, quindi bisogna stare il doppio più attenti. Passiamo a un flash di mercato che riguarda ancora il Montevarchi. Edoardo Saporiti ha lasciato la formazione rosso-blu, il centrocampista classe 2001 ha preso la strada di Sassari, destinazione Torres, mentre cresce l'interesse, e qui lo vediamo nella foto, per Samuele Righetti, giocatore del Vivaio del Perugia, che nella scorsa stagione era Gubbio, esterno sinistro, potrebbe accasarsi. Radio Mercato lo dà molto vicino al Montevarchi. Passiamo all'Eccellenza, che domani conosce l'anticipo di Firenze Abruzzi tra il Firenze Ovest e la Castiglionese. Riparte il campionato dopo la pausa natalizia e per la Castiglionese parte con un anticipo. Di sabato sarete in trasferta, andate a trovare il Firenze Ovest. Come sarà l'inizio del 2023? Speriamo che sia come la fine del 22. E noi siamo pronti per partire al meglio possibile. Al meglio possibile, ottima posizione di classifica, in un buon periodo, almeno quando si è interrotto il campionato, ci sono tutte le premesse per fare bene. Sì, assolutamente, c'è entusiasmo, c'è però anche consapevolezza sia dei nostri valori che dei nostri limiti, e quindi ci sono tutte le premesse per far bene. Come vede invece le dirette avversarie, anzi la diretta avversaria, chi è in testa alla classifica? Ma no, le dirette avversarie, perché non, sicuramente il Figline, che è primo in classifica, è la candidata in questo momento numero uno per la vittoria finale, ma ci sono sicuramente altre squadre, in primis la Fortis Juventus, che sicuramente è più attrezzata. Di questo anticipo di sabato per la ripresa, che ne pensa?
Avrei preferito di non giocare di sabato, avrei preferito giocare insieme a tutte le altre, però è un sorteggio, noi ancora non ci era toccato, ci è toccato la prima del giorno di ritorno. Parliamo di basket, archiviata la sconfitta nella semifinale di Coppa Toscana, l'Amen Scuola Basket Arezzo ospiterà domani sera alle 19 al Palasport Estra Mario D'Agata, la Named Menzana Siena, arbitri i signori Panelli e Parigi di Montecatini a Firenze, un avversario in netta crescita che si presenterà ad Arezzo al completo con il rientro anche di Tognazzi. Sono quattro giocatori a disposizione di Binella che viaggiano oltre la doppia cifra. Sarà anche un'occasione per la formazione Amaranto per riscattare la delusione patita in Coppa. E chiudiamo con un servizio che arriva dal Casentino, la festa per il motociclismo, la vittoria del Mondiale a Sochi in Casentino, dove nasce Aruba, oggi sul podio più alto con la Ducati. Il Comune di Bibbiena con l'associazione motociclistica Alto Casentino e la Proloco di Sochi hanno celebrato con una festa la strepitosa vittoria mondiale del team Aruba.it Racing e Ducati. Aruba, che ricordiamo, ha mosso proprio i suoi primi passi da Sochi. Dopo tanti anni abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre tenuto duro e finalmente siamo qua a celebrare qualcosa di importante. Ecco. Abbiamo anche da un certo punto di vista un po' il dovere di fare bene, perché rappresentando ufficialmente una casa come Ducati in un campionato che Ducati per tante volte ha vinto e anzi ha dominato, ci mette ulteriore pressione addosso. Quindi accettare la sconfitta durante gli anni passati, tra l'altro arrivando secondi, quindi abbiamo avuto da una parte la sfortuna, ma dall'altra parte l'onore di poterci misurare con degli avversari incredibili e riuscire a batterli è stata una soddisfazione incredibile, sia per noi come squadra che come costruttore per Ducati. Penso che sia un evento storico avere un team di Superbike che conquista il mondiale e avere qui l'azienda titolare di quella che è la squadra che ha vinto il mondiale, davvero ci fa un orgoglio importante per tutti, per celebrare la famiglia Cecconi, proprietaria d'Aruba, perché pensiamo che sia un bel esempio di come l'imprenditorialità anche di piccoli territori provinciali come i nostri può arrivare a livelli internazionali come hanno fatto loro. Vincere il mondiale diventa un mestiere, perché ogni giorno c'è un impegno diverso, Alvaro è sbloccato in Spagna, non poteva raggiungerci oggi, però ecco, festeggiare a casa ha un sapore diverso, perché ci sono tutte le persone che uno conosce e che conosce da una vita e è bello anche festeggiare dalle altre parti, a Bologna, Talavera, ovunque sia, in Indonesia dove abbiamo vinto il mondiale, però a casa è diverso, ha un sapore speciale. Bene, è tutto per la pagina sportiva, grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani Sabato Sport con l'Arezzo in primo piano.